Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Nell'ultimo video ho fatto una sorta di top 10 delle uscite previste per il 2024 di narrativa italiana. Questo video si basa sulla stessa operazione, ma si rifà alla narrativa straniera. Per narrativa straniera intendo tutti quei libri di narrativa straniera che in Italia vengono pubblicati nel 2024, ma all'estero invece, ovviamente, sono stati già pubblicati in precedenza. La mia fonte, come per l'altro video sulla narrativa italiana, è l'articolo del libraio. In quell'articolo ci sono tantissimi titoli, io ne ho scremati soltanto 10, seguendo il mio gusto e il mio percorso di lettura. A differenza di quello che ho fatto nel video sulla narrativa italiana, dove nella top 10 sono entrati soltanto autori contemporanei, in questa top 10 di narrativa straniera ho allargato il campo di azione anche ad autori del passato, le cui opere verranno pubblicate o ripubblicate nel 2024. Mi sembra chiaro che ci siano in gran parte autori contemporanei, ma se mi piace un romanzo di qualche anno fa, sicuramente ripubblicato nel 2024, lo inserisco tranquillamente in questa classifica personale. Al decimo posto, appunto, c'è Ci vediamo in agosto di Gabriel García Márquez, in uscita a marzo per Mondadori. Non penso che Gabriel García Márquez sia uno scrittore che abbia bisogno di presentazioni. L'amore ai tempi del colera o Cent'anni di solitudine sono dei titoli familiari. Magari come me non li avete letti, ma li conoscete benissimo. Ecco, io voglio iniziare a leggere per davvero la letteratura sudamericana, voglio iniziare dai grandi come Márquez e quindi i titoli che ho citato prima sono nel mio mirino. Ci vediamo in agosto, invece, è un romanzo inedito postumo di Márquez, che viene pubblicato proprio a 10 anni dalla morte di Márquez, quindi dopo aver letto i suoi capolavori, probabilmente darà una possibilità anche a questo. Non vi dico nulla della trama perché è Márquez, Gabriel García Márquez, insomma. Se si vuole avere un altro pezzetto di quel mondo letterario, si dà una possibilità anche a questo romanzo. Al nono posto invece c'è Fantasmi di New York di Jim Lewis, in uscita per Big Sur proprio questo mese. Big Sur sarebbe l'altra parte di Sur, che è una casa editrice che pubblica soltanto letteratura sudamericana e che invece in Big Sur pubblica soltanto letteratura anglofona. Da qui i Fantasmi di New York di Jim Lewis. Dalla trama ho appreso che c'è il racconto di New York attraverso l'incrocio di diversi personaggi e quindi diverse vite. D'impatto, questo tipo di trama mi ricorda il racconto di New York di Manhattan Transfer di Dos Passos, che io ho letteralmente amato. E quindi, Fantasmi di New York, penso che lo leggerò. All'ottavo posto c'è Psicopompo, non so se si pronunci così a dire la verità, di Amélie Nothomb in uscita per Voland. Questo sarebbe il suo 32esimo libro, quindi è un'autrice che definire prolifica è anche poco, ma allo stesso tempo però è una di quelle voci che fuori dai confini italiani va sicuramente seguita. Sostanzialmente, più che leggere questo romanzo, io voglio leggere Amélie Nothomb. Nel 2024 esce Psicopompo, titolo che non mi fa proprio impazzire, ma quello che mi interessa è la scrittura, il resto conta poco. Che poi io di Amélie Nothomb non ho letto tanto, giusto qualche pezzo piazzato qua e là, quindi non posso farvi un quadro generale. Però da quel poco che ho letto ho intuito una scrittura di grande qualità. Al settimo posto c'è Il canto del profeta di Paul Lynch, in uscita per la casa editrice 66 & 2nd. Questo romanzo ha vinto nel 2023 il Booker Prize, quindi mi sento di provarlo intanto per questo motivo. Per chi non lo sapesse, il Booker Prize è quel premio letterario che viene assegnato ogni anno al miglior romanzo scritto in lingua inglese nel Regno Unito e in Irlanda. Voglio tentare questa lettura perché questo romanzo racconta anche una Repubblica d'Irlanda che a poco sta cadendo nel totalitarismo e quindi anche nella violenza. E poi, onestà per onestà, ho perso di vista questa casa editrice e quindi voglio riprendere un po' il filo di quello che sta pubblicando. Al sesto posto c'è Il mio gatto Jugoslavia di Pajtim Statovci, l'esordio di questo scrittore che a febbraio Sellerio ripropone. È la storia di una giovane ragazza musulmana costretta ad un matrimonio che poi si rivela infelice. È una storia ambientata negli anni 80 e in Jugoslavia. Questo è un profilo molto interessante, intanto perché è uno scrittore del 1990, quindi relativamente giovane. È uno scrittore già affermato, sia in Finlandia ma anche fuori. E poi il suo secondo romanzo, Le transizioni, è girato davvero tanto, anche sui social.
In questo caso mi sembra di poter dire che successo internazionale e qualità letteraria potrebbero andare di pari passo. Lui è nato in Kosovo e poi si è trasferito in Finlandia con la famiglia a causa della guerra, da qui forse questo romanzo Il mio gatto Jugoslavia, ma è una deduzione. Al quinto posto c'è La mia ragazza su Marte di Deborah Willis per Bollati Bolinghieri. È un romanzo che a quanto pare parla di legami sentimentali declinati al presente e dovrebbe essere già uscito il 9 gennaio. Sono curioso perché oramai spopolano romanzi soprattutto scritti da scrittrici che però banalizzano i sentimenti e sono troppo retorici, quasi adolescenziali nella scrittura. Mi fido molto della narrativa di Bollati Bolinghieri, seguo attentamente la loro narrativa italiana e voglio sapere se anche la loro narrativa straniera è di buon livello. Al quarto posto c'è Ho ucciso un cane in Romania di Claudia Ulloa Donoso che esce per Polidoro Collane Selvaggi. Con Sur, la collana dei selvaggi di Polidoro sono i miei punti di riferimento per la scoperta di testi in lingua e cultura ispanico-americana. Non lavoro per loro, nella vita faccio altro, né devo fargli per forza pubblicità. Come lettore seguo Sur e i selvaggi di Polidoro per restare aggiornato e leggere roba buona. Questo è uno spazio che parla di libri e quindi lo dico. La scrittrice Claudia Ulloa Donoso è nata in Perù, poi però si è trasferita e ha studiato in Norvegia. Nel 2017 è stata nominata fra le migliori scrittrici latinoamericane Under 40, dopo due raccolte di racconti, questo è il suo primo romanzo e sono molto curioso di leggerlo. Al terzo posto c'è il ritorno di Ottessa Moshfegh con Baekeleu, in uscita per Feltrinelli a marzo. Non trovo la copertina italiana di questo romanzo, forse ancora non c'è, quindi non ve la posso far vedere. Perché voglio leggere questo romanzo breve? Intanto perché ho Ottessa Moshfegh, ma soprattutto perché questo è il progetto narrativo a cui lei ha lavorato mentre stava studiando alla Brown University. E leggere il primo testo di una grande scrittrice che lei ha pensato e scritto mentre si stava formando mi stimola molto. Dovrei dirvi altro sulla sua biografia, che è molto interessante, ma ve ne parlerò in un altro video. Al secondo posto c'è Alia Trabucco Zeran, la pronuncia è sicuramente sbagliata, che dopo il suo romanzo d'esordio, che si intitola La sottrazione, torna con Pulita per Sur. Voglia affondare nella letteratura sudamericana passata, ma anche presente, e Alia Trabucco Zeran è una scrittrice cilena del 1983 che mi interessa molto perché nei suoi libri c'è il conflitto di classe, c'è il denaro, ci sono tanti temi del presente che i romanzi, i racconti e la scrittura in generale devono saper indagare. Sono ancora in dubbio se abbonarmi al pacchetto di narrativa che Sur propone, ad oggi non l'ho ancora fatto, ma l'offerta di questa casa editrice mi stuzzica molto. Al primo posto c'è Puttane per Gloria di Volman, che dovrebbe uscire a metà gennaio, quindi in questi giorni praticamente, per Minimum Fax. Questo romanzo dovrebbe essere il primo di una trilogia sulla prostituzione. Al di là di questo, Volman è Volman. Quando esce Volman in Italia si va a leggere e basta. E contestualmente si va a riprendere quello che ancora non si è letto di suo. Che bel lavoro sta facendo Minimum Fax in questo caso e che bella anche questa copertina. Appena esce lo prendo e lo leggo sicuro. Anche questo video è arrivato al termine. Non vi sfuggirà che questo canale segue soprattutto narrativa italiana perché è quella che poi alla fine leggo maggiormente. Però come lettore prima ed editore di questo spazio poi, voglio allargare progressivamente gli orizzonti, lasciando come costante l'analisi dello stile e l'approfondimento della scrittura. Chi cerca soltanto la trama come contenuto, penso che si trovi nel posto sbagliato. Come al solito, fatemi sapere che cosa ne pensate e se vi va, suggerite pure altri titoli. Ciao a tutti!